Viale Roma, la strada parallela al lungomare Celome di Roseto, si rifà il Luca Fidati. Lavori per la sistemazione del primo tratto che va dall'Hotel Liberty sino all'innesto con Via Taulero, un'opera attesa da tempo e che finalmente prenderà il via nei prossimi giorni. La ditta appaltatrice aprirà il cantiere, anche se con qualche settimana di ritardo. Sì, ci sono stati dei ritardi dovuti alla questa situazione emergenziale Covid, ma siamo pronti a iniziare i lavori di ammodernamento del lungomare di Roseto, che interesserà il tratto dal rotonda nord del lungomare fino a Via Taulero. Sarà una manutenzione straordinaria di quel tratto, prevederà degli attraversamenti pedonali che non finiscono più nei parcheggi o sopra le aiuole, ma avranno dei percorsi specifici. Stiamo vedendo di implementare anche con un'illuminazione LED che dia risalto anche a quella parte del lungomare. L'obiettivo del comune è quello di ristrutturare l'intero lungomare. Si parte intanto con una serie di lavori di manutenzione straordinaria, ma il piano prevede opere anche più importanti. Questo è un primo lotto, andremo a trovare successivamente ulteriori finanziamenti anche con l'imposta di soggiorno, che è utile al miglioramento del decoro urbano, e proseguiremo su questa strada per tutto il lungomare. Risolverete il problema delle radici? Dice soprattutto, quant'è l'investimento programmato? Allora, l'investimento programmato che riguarda il tratto interessato è di circa 150.000 euro. Ovviamente per completare tutto il lungomare sono necessari altrettanti tre lotti, quindi andremo a farlo ovviamente gradualmente e vedremo anche per quest'anno, cerchiamo di aumentare il tratto interessato. Ovviamente questo dipende tutto dalle risorse finanziarie. L'intervento prevede quindi la sistemazione anche di Via Roma, della strada che oggi è dove ci sono parecchi avvallamenti con delle radici che vengono fuori dai pini, quindi valuteremo anche lì con un agronomo la situazione dei pini, perché sappiamo benissimo che abbiamo un patrimonio arboreo importante che però crea anche dei disagi per quanto riguarda marciapiedi e strade, quindi sul lato manutenzione.